Sono Monica Lugato, sono la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA e sono la coordinatrice del programma internazionale. Sono coinvolta con alcuni colleghi e alcuni studenti in una discussione sulla sentenza costituzionale numero 42 del 2017 che ha affrontato alcuni aspetti del tema dell'internazionalizzazione dei corsi universitari. E in un confronto con i nostri colleghi e partner della St. John's University di New York, che sono attualmente diciamo a Roma per una parte del loro corso di studi che si svolge appunto nella nostra città. La sentenza della Corte Costituzionale si presenta di particolare interesse per la LUMSA, visto che noi abbiamo sotto molti aspetti fatto nostro l'obiettivo dell'internazionalizzazione e istituito, assunto in quella direzione una serie di iniziative, tra le quali proprio l'istituzione di alcuni insegnamenti e anche alcuni corsi in lingua inglese. Cosa dice sostanzialmente la sentenza? Dice che la legge 240 del 2010, che regola appunto la formazione universitaria, nel momento in cui dispone a favore dell'internazionalizzazione, esclude che le università possano attivare interi corsi esclusivamente in lingua inglese, a meno che non vi siano in parallelo corrispondenti corsi in lingua italiana. Al tempo stesso, però, la Corte Costituzionale interpreta la normativa alla quale mi sono riferita dicendo che le università invece possono attivare insegnamenti anche esclusivamente in lingua inglese, sulla base di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità e tenuto conto delle specificità delle materie di questi insegnamenti. Sono Edoardo Gianfrancesco, insegno diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza di Roma della LUMSA e partecipo anch'io a questa iniziativa di confronto con la St. John University sulla sentenza numero 42 del 2017. Può essere interessante, evidenziare quali sono i parametri costituzionali che hanno spinto la Corte nella sua decisione. Innanzitutto c'è da sottolineare che la sentenza si fonda su una precisa valorizzazione della lingua italiana come lingua ufficiale dello Stato che si ricava dall'articolo 6 della Costituzione attraverso un meccanismo di interpretazione a contrario, perché l'articolo 6 tutela le minoranze linguistiche, il che presuppone che ci sia comunque una lingua ufficiale dello Stato. Interessante segnalare come a questo riferimento all'articolo 6 poi si accompagna un riferimento all'articolo 9, alla tutela del patrimonio culturale, nel quale evidentemente insomma, anche le attività delle università viene inserito e riferito, e una insomma, ancora più impegnativa riferimento all'articolo 34 della Costituzione per quanto riguarda il diritto all'istruzione. In particolare, l'accesso ai più alti livelli di istruzione da parte degli studenti che, privi della conoscenza di una lingua straniera, resterebbero, pregiudicati in presenza di interi corsi di laurea impartiti in lingua inglese. È anche un problema per quanto riguarda il personale docente universitario che non intenda svolgere, l'attività didattica in lingua inglese. Questo spinge la Corte ad una sentenza che non è una sentenza di accoglimento, cioè non viene dichiarata incostituzionale la norma della legge 240 del 2010. È pur sempre una sentenza di rigetto, ma è una sentenza di rigetto a maglie talmente strette sotto questo punto di vista, insomma, che sicuramente la possibilità di costruire corsi di laurea interi in lingua straniera resta preclusa. Tutta una serie di problemi resteranno aperti, insomma, faceva riferimento la professoressa Lugato alla possibilità di offrire singoli insegnamenti in lingua straniera, qui bisognerà vedere quanti, quali, con riferimento ai vari tipi di corsi di laurea. È probabile quindi che del tema si continuerà a parlare nella giurisprudenza anche amministrativa e forse non escluso anche nella giurisprudenza costituzionale.